Benvenuti ragazzi, sono Arcadi, cercatore di cose belle fra cinema, serie TV, musica, calcio, sport, arte, dove vi pare. Prima di parlare della serie TV di oggi, vi ricordo di iscrivervi al canale, mettere un mi piace, condividere e magari anche attivare la campanella in basso vicino all'iscriviti per avere in esclusiva tutti i miei video, per primi. D'accordo? Ma se siete proprio matti da legare, andate sul sito www.lefuoridispike.it per le mie recensioni, sempre su cinema e serie TV, o su Instagram per seguirmi, Le Folie di Spike, o ancora Facebook, dove ci sono tutti i miei video e recensioni, così da, come dire, averle tutte insieme. Spesso nei film e nelle serie TV mi lamento il fatto che manchino certe trovate di sceneggiatura, una certa solidità, una certa ricercatezza della scrittura a livelli dove si è sintetici ed efficaci. Ma oggi voglio chiarirvi il mio concetto con una serie che è riuscita in questo intento, ovvero Ares, serie Netflix originale, uscita sulla piattaforma il 17 gennaio 2020. Ora, è una serie No, è un mystery drama sovrannaturale, a tratti sovrannaturale, che tratta di una setta segreta, di una setta messianica, mettiamola così, e anche massonica, in cui c'è questa protagonista, questa ragazza giovane, ambiziosa, quanto povera, che vuole fare carriera all'università di medicina. E qui entrerà a far parte di questa setta, però riservata ai ricchi, ai potenti, alle famiglie più importanti dell'Olanda, perché qua siamo ad Amsterdam e la serie stessa è olandese, in cui succederanno cose che poi spiegherò dopo. Ora, prima di entrare nel dettaglio un attimo, un minuto voglio dedicarmi sugli aspetti esteriori per una parte con spoiler, ovvero, cosa succede quando tu su una storia intrigante come questa la tratti in maniera non seriale, come fosse un film, perché sono 8 episodi da 30 minuti circa. Ora, se quindi fa 4 ore circa, 4 ore, togliamo 20 minuti di titoli di testa e di coda, questo è circa un film. 3 ore, un film alla Martin Scorsese. E il punto è proprio questo. La serie non è una vera serie, è un film diviso in episodi. Io sono sicuro che hanno girato tutto insieme e poi al montaggio hanno tagliato i pezzi, perché regge proprio bene, si vede bene, non c'è tutta quella falegnameria, quei trucchetti da quattro soldi che di solito si fanno nelle serie, ti fanno concludere l'episodio prima con un super cliffhanger, poi all'inizio del secondo te lo sbrigano in 5 secondi e poi vai avanti, no? O cose del genere che voi conoscete benissimo, no, no, no. E questo rende il film, che io chiamo film, perché è un film allungato, bellissimo da vedere. Se siete come me, amanti delle storie, amanti di seguire un filo, senza trucchetti, senza perdite di tempo, con bei personaggi profondi, introspettivi ma non eccessivi sopra le righe, è la serie per voi. Ma lo devo fare spoiler. Come detto, la storia tratta di Rosa, questa ragazza giovane, ambiziosa, che però non ha i mezzi perché ha una famiglia disagiata. Il padre fa l'infermiere. E la madre ha una sorta di demenza senile. Si vuole suicidare, tenta di farlo, quindi il padre che lavora tutto il giorno non può starle dietro, allora deve farlo Rosa stessa. Quindi una ragazza, la tipica ragazza che sembra la buona, tra virgolette, no? Quella che tu dici, beh, è una brava ragazza. Ora, andando avanti il film, però, già dalla prima puntata, alla fine del primo episodio,
C'è la mossa già in modo differente, perché è quel povero, quel personaggio povero che a me piace tantissimo, cioè quel personaggio povero ma ambizioso, che poi andando avanti, quando entrerà a contatto con la setta, diventa forse ancora più cattivo, più egoista dei ricchi. Quindi è un povero fittizio, è un inganno, uno dei tanti inganni buoni, positivi, efficienti della scrittura. Questo è interessante, già la base. Quindi Rosa incontra Jacob, questo suo vecchio amico, una sorta di fiamma, si fa intendere, che però non sente da 3 mesi. Quindi si vedono e Jacob è seguito da questi loschi figuri, perfetti, ingiacchettati, ricchi, dagli orologi costosi, questa Carmen, che si scoprirà essere Carmen Zvanberg, cioè la figlia del presidente poi della setta, bellissima questa Carmen, l'attrice soprattutto, come piace a me, bionda, questi bellissimi occhi verdi, algida proprio, no? L'idea del ricco e stronzo è perfetta. E quindi Carmen si interessa a questi signori che seguono Jacob, che gli danno ansie, e quindi si intromette. E da qui capiamo già che tipo di personaggio è la nostra Rosa, decisa, diretta, sincera, non si perde in fronzoli. Certo, è abile, intelligente, si sa adattare, ma quando deve attaccare è prepotente, aggressiva, risolutiva, e poi lo vedremo. E quindi Carmen parla con lei, con Rosa, e le fa capire che loro sono ricchi, fanno parte di questa setta di ricchi. E Carmen dice: ma io ci voglio entrare. E da qui inizia tutto. E uno può pensare, eccolo, hanno forzato la trama perché la povera deve entrare nei ricchi. No, no, no. Perché questo l'ho sottolineato subito, no? Se fosse stato così mi sarei incazzato, invece non è così. Va bene. Quindi lei va a questo rito di iniziazione, che è una cosa molto forte, viene insieme alla Rosa, su questo pullman vanno diversi giovani ricchi che devono fare il loro rito di iniziazione, vengono rapiti con i cappucci in testa, fatti passare nel fango, in ginocchio, questa umiliazione, vengono marchiati con questa A, segno di Ares, ok? E c'è questo rito di iniziazione. E subito tutti notano che lei non è ricca. Ma non perché qualcuno lo dica, perché uno di loro dice: ma io conosco tutti, lei è il figlio del banchiere, tu sei il figlio di non so di che cosa, del riccone, di quello che vende diamanti, non so. Ma te io non ti ho mai visto, dice uno degli altri che devono fare il rito. E subito lei però dimostra, a differenza dei ricchi, molta più intelligenza, adattamento. E infatti entra prima del rito finale, questo santone con la maschera tipo Eyes Wide Shut, sono tutti alla Eyes Wide Shut, cioè molto di Kubrick, in realtà in certe scene, in certi tocchi stilistici, e dice: uno di voi deve morire, non può fare il rito, eccetera. E tutti si stanno accusando, quest'altro che aveva conosciuto tutti, tranne Rosa, dice: tu non ci devi essere perché non sei una di noi. E allora subito gli altri a difendere Rosa: ma allora perché non ci mandiamo te a morire? E Rosa fa la cosa che nessuno aveva pensato, quando l'uomo con la maschera torna, gli dice: no, noi stiamo tutti qua, non muore nessuno, è inutile che fai il furbo. E infatti non muore nessuno. Poi vanno in questa sala circolare, dove c'è questa sorta di mosaico per terra circolare, dove si vede che diciamo così, lì si svolge sempre il rito di iniziazione, che tutti si siedono, eccetera, e con le file in alto, dove ci sono tutti i membri della setta con la maschera. Infatti, nel momento in cui loro vengono iniziati, loro si tolgono poi le maschere e si presentano. Prima che finisca il rito, succede qualcosa. Jacob scappa. Questo enorme palazzo del 1700, bellissimo, fantastico, finisce
finisce in queste sorta di angolo manutenzione, le cantine, un posto orrendo, insomma, tocca questa porta pensando di poter scappare, perché intanto viene inseguito da questi due bestioni, in realtà non è il bestione, è il presidente, allora, diciamo così, il presidente provvisorio, non so come nella setta, cioè il presidente supremo che è il padre di Carmen. Il signor Zumberg, che è quello principale. Poi c'è, diciamo, l'addetto, che di solito è uno dei figli dei presidenti, che in effetti è il figlio dell'uomo, che insegue Jacob, perché è responsabile di quello che succede, insomma, no? D'accordo. Però Jacob scappa, tocca questa porta e qualcosa di nero gli si entra nelle mani. E incomincia a avere incubi. Quindi tu capisci già che c'è qualcosa di soprannaturale. E la serie è bella per questo, perché fa paura e angoscia. Non come i filmetti Annabelle e tutta quella roba lì. E bla bla bla, Llorona, eccetera. Ma fa veramente paura, anche perché la regia e la fotografia sono bellissime. Bellissime, questi neri, questo dark, ma un dark che fa paura, non il dark ridicolo messo tanto per. È in perfetta sintonia con la storia. Perché la stessa rosa è di colore e non è bella come protagonista, se la vedete su Google, eccetera, se avete visto la serie, lo sapete. Non è bella affatto, però è sensuale. E questo la rende ancora più, la rende bella da un certo punto di vista. Che è aggressiva, intelligente, questi grandi occhi, questi capelli ricci, ma è nera come la storia, come la fotografia, ed è nera come Ares, che ora ci arriviamo. Comunque, Jacob ha toccato Ares. E cosa succede? Jacob, come possiamo dire, diventa, a mio parere, perché non danno spiegazioni nette a parole, e a me è piaciuto questo, però si capisce perfettamente. Diventa messaggero di Ares. Mi spiego meglio. La setta sfrutta Ares, dio della guerra, eccetera, che però in questa serie viene non tanto usato come dio della guerra, ma come contenitore per liberarsi dal senso di colpa. E quindi poter essere quello che sono, ricchi, potenti, eccetera. E come funziona questo liberarsi? Perché loro vomitano liquido nero, che è letteralmente il senso di colpa, che è bellissimo visivamente. Ok? Quindi quando Jacob tocca Ares, che è nascosto dietro questo muro, diventa suo messaggero e, diciamo così, acquisisce dei poteri. Perché in effetti non è un caso che lui sia l'unico con il senso di colpa, non voleva iniziare il rito di iniziazione. Quindi la serie prosegue col fatto che da un lato Rosa sale di livello, perché si capisce che l'essere povera l'ha aiutata in intelligenza, in intraprendenza e volontà. Ma dall'altro Jacob sta uccidendo tutti quelli all'interno della setta. E come lo fa? Toccando queste persone con la volontà, probabilmente, suppongo, gli fa, come posso dire, gli fa tornare la colpa. Ecco, loro hanno vomitato così questa sostanza nera, che è il senso di colpa, per liberarsi, quindi possono fare quello che hanno fatto per tutta la vita, e questo è il loro trucco, diciamo così, e Jacob gli rimette quel senso di colpa, quindi loro si suicidano. Ad esempio c'è la dottoressa, un membro importante della setta, che sta aiutando Rosa per farle fare cose che nessun studente del primo anno di università può fare, cioè sezionare un cadavere, fare un'autopsia. All'inizio si vede addirittura che la vuole coinvolgere nel mezzo dell'operazione, quindi ti fa capire il film che se sei parte della setta hai dei vantaggi, i sacrifici che ti richiedono sono ben ripagati, sei davvero importante. Questo è molto realistico, secondo me, a parte tutto, perché il realismo è un punto importante del film, a parte il soprannaturale, d'accordo?
d'accordo, ma il resto è perfettamente realistico. Comunque, Jacob ha toccato alla dottoressa e le fa fare una morte orrenda, nel senso che Rosa si sta preparando con Fleur, ora introduciamo anche il suo personaggio perché è importantissimo dopo, con Fleur, che è una sua amica, la sua compagna di stanza, deve sezionare questo cadavere. Rosa capisce subito che non è morto. E cosa succede? Che la dottoressa, trattenendo la mano di Rosa col bisturi, si colpisce perché vuole essere uccisa. Una scena straziante, straziante, ma che è un bellissimo modo per introdurre l'orrore. Perché non te lo spiegano. Tu pensi che sia il corpo un corpo morto come è stato la prima volta, e invece no, e invece no. Quindi Jacob sta uccidendo tutti piano piano. E qua c'è la furbata, cioè furbata, la prova di intelligenza della sceneggiatura. Perché? Perché nessuno sa di Jacob, l'unico che lo potrebbe sapere è Rosa, perché Jacob le ha detto il piano, d'accordo. Ma lei non lo dice perché comunque Jacob è suo amico e non sa bene che cosa voglia fare, non ci crede tanto. Nel momento in cui la dottoressa muore, lei apre gli occhi. Ma nella setta tutti l'accusano degli omicidi, anche se sono degli idioti questi, perché sono più che altro invidiosi. Rosa non ha fatto nulla, perché lei assiste a un primo suicidio, ma lei ha un alibi, diciamo così. Nel momento in cui la dottoressa muore, ci sono le immagini che testimoniano che la dottoressa sotto il telo dell'autopsia si stava colpendo, quindi non è colpa sua, eccetera. E quindi Fleur, che è la sua compagna, che pensava di avanzare di livello nella setta, viene scalzata da Rosa perché il presidente, Zumberg, mi pare. Zvanberg, si chiami così, non la nomina più responsabile di qualcosa, di non so, e nomina Rosa. Quindi ha un attacco di invidia e insieme ad altre ragazze la vuole far fuori, la vuole, no, far fuori, vuole che la setta la butti fuori, perché lei non è ricca, lei non fa parte. Non ha una tradizione di 500 anni, eccetera, eccetera. Nel finale si dimostra per l'ennesima volta il talento e la creatività di questa sceneggiatura, perché non si va in una sola direzione, ma ben quattro. La prima è Fleur, che si vuole vendicare di Rosa. La seconda è di Rosa, che sale nella sua scalata. Questa seconda, direzione si collega con la terza, ovvero il presidente Zvonberg, come diavolo si chiama, il padre di Carmen, per intenderci, parla con questa donna anziana nascosta dietro un vetro, che penso sia la gran consigliera, che sarà pericolosa probabilmente. Non viene spiegato. E forse questo è un piccolo difetto perché non ho capito chi sia. Forse è la madre addirittura, che è molto anziana. Comunque è sensitiva questa donna, è collegata con Ares. E dice all'uomo: noi dobbiamo cambiare la nostra direzione della setta. Abbiamo bisogno di un nuovo leader, che non sei tu. E l'unico membro degno può essere Rosa, perché Rosa si scopre essere la figlia di una nobile famiglia, nel senso che la madre di Rosa, quella pazza, in realtà era la fidanzata del presidente attuale quando erano bambini, ragazzini. Poi lei è scappata, la madre di Rosa, salvata dal padre di Rosa. E infatti, quello che non ho detto prima è che lei, per sottolineare quanto non sia buona Rosa, ogni volta che deve scegliere fra famiglia e setta, sceglie sempre la setta. Lei vuole davvero questo potere che le dà la setta. E la famiglia quindi la osteggia in questo modo per questa ragione. Quindi torna anche questo. Cioè la famiglia sa che lei sta cadendo nella trappola e quindi
mette pressione, le dice no, o loro o noi. Interessantissimo questo aspetto. Perché all'inizio sembra campato per aria, sembra il cliché, ma non è così. Non ci sono cliché in questa serie, non ce ne sono. Quindi la terza direzione è questa. Loro infatti innalzano Rosa al leader o la volontà di essere un leader per questa ragione, anche perché ha tradizione. E poi c'è la quarta linea che è dannatamente interessante di Carmen, che pensava di essere importante, ma è stata scartata per 3 volte come capo, come nuovo leader dal padre, perché gli ha preferito i due suoi figli e un altro, sempre uomo, e allora fa un po' la ribellina. Siccome Jacob viene catturato, perché scoprono che è stato lui, perché Jacob stesso confessa, e lì ho pensato, ma perché confessa? Non ha senso, ma in realtà ha senso, ha senso. Comunque, viene catturato, lei lo libera Carmen. Carmen libera Jacob, ma lui non vuole andare via, scappare. È lì che ho capito che Jacob l'aveva fatto apposta, perché Jacob si sta sacrificando, cioè lui ha ottenuto il potere, sta uccidendo tutti i membri, ma vuole che sia Rosa a mandare all'aria l'intera organizzazione. E lo dimostra il fatto che, come ho detto prima, confessa i delitti in un certo senso. Quindi si fa beccare, anche se avrebbe potuto starsene zitto, semplicemente, e poi non vuole scappare e accetta di essere sacrificato nel rituale di Rosa per diventare il nuovo leader. Si fa ammazzare con piacere, dicendo: io e te abbiamo avuto un destino in comune, ci siamo incontrati per questo. Rosa lo uccide con il dolore nel cuore, ma sapendo le parole di Jacob, cioè devi liberare Biel. Biel è la forza nera, quella che si attaccava alle dita e ti faceva suicidare essenzialmente, che poi nella serie è visivamente mostrata negli incubi delle persone con questo uomo, diciamo così, questa figura umana, avvolta in questa pece nera, fa una paura. Mamma mia, fa una paura bestiale. È bello da morire il design, mamma mia, va bene. E quindi Rosa deve liberare la bestia, The Beer. E come lo fa? Diventando leader. Quindi accetta il ruolo, quindi uccide Jacob, come detto, e diventa leader. Però prima di fare l'ultimo sacrificio, ovvero vomitare il senso di colpa, perché il leader deve uccidere qualcuno a cui tiene moltissimo. Infatti Carmen aveva detto al padre, prima che Rosa venisse scelta, ma voglio provare io a essere il leader, lo merito più di lei. E il padre disse, ok, fallo, e mise davanti a Carmen questo bambino neonato che doveva uccidere. E lei non fu capace, non è stata capace. Quindi si fa capire che devi sacrificare qualcosa a cui tieni davvero. Quindi Rosa uccide Jacob e prima di vomitare nel pozzo, il famoso pozzo di Ares, cioè questo pozzo che è la sigla essenzialmente, chiede: io voglio vedere Ares, The Beer, quello che volete. E quindi tutti sono un po' spaventati all'idea di dimostrare. Però il presidente, il padre di Carmen, dice: lei è la nuova regnante, fra virgolette, dobbiamo sottostare alla sua volontà. Quindi arrivano a quello che noi pensiamo, la figura nella pece, in realtà no, è un pozzo. Il presidente spiega a Rosa quello che succede, cioè quando noi abbiamo bisogno di toglierci il senso di colpa per le nostre azioni, vomitiamo, Ares ci permette questo. E lei si getta nel pozzo. Quando ne esce fuori diventa, diciamo, Jacob 5.0, nel senso che se Jacob col dito poteva far uccidere le persone, lei è completamente coperta da questa pece.
diventa l'angelo sterminatore, citando Buñuel. E quindi a questa festa che si era data per il titolo di presidente della setta, che era per Rosa, tutti si suicidano. Questa serie ha un punto visivo davvero forte, perché riesce a mischiare il dramma, il thriller e l'horror. È veramente notevole a livello visivo. Davvero bello, è davvero bello, emozionante, pregnante. Tutti i visi sono ben delineati. Nell'ultima scena il padre di Rosa la raggiunge e l'abbraccia. E nel momento in cui il padre l'abbraccia, lei riapre gli occhi, che si vede che ha gli occhi perché sono neri come la pece che ha addosso, credo sia. Io la chiamo pece, ma non so come altro definirla. Proprio ha questa sostanza vischiosa nera, non so se avete capito cosa intendo, e anche perché lei perde nero dagli occhi. Il padre l'abbraccia e lei riapre gli occhi tornando umana. Ora, in conclusione, io spero che tengano una sola stagione, cioè questa, non facciano un seguito, perché non perché non mi piace il loro lavoro, anzi mi piace moltissimo, ma ho paura che rovinino tutto diluendo il seguito di questa storia, perché non ci deve essere. Io non voglio sapere cosa succede dopo, se Rosa ricrea una nuova setta, se torna dalla madre e il padre nel loro ambito povero però più familiare. Non voglio sapere niente. Comunque è consigliatissima, anche perché dura poco. 8 episodi da 30 minuti, quindi più di così. Guardatela, sono minchia. Voto al film 7,5, categoria intrigante. Vi ricordo di iscrivervi al mio canale e seguirmi su Instagram, alle Follie di Spike, e anche sul mio blog www.lefolliedispec.it per un sacco di belle recensioni. Ciao ragazzi!